Sento versi un po' malvagi, non troppo amichevoli. Ok, perfetto, prendiamoci. Ah, oh. Ed eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono di nuovo su Minecraft, avevo registrato l'episodio 0, avevo iniziato un'avventura estrema, hardcore purtroppo, mi si è rovinato il salvataggio e quindi l'ho dovuta ricominciare tutta da capo. Ho messo là a sinistra gli FPS più, se non sbaglio, le coordinate, mi sono scaricato Optafine, praticamente cosa è successo? Metto un attimo pausa. Un mio amico mi ha suggerito di mettere Optafine come mod perché almeno Minecraft andava più fluido. Però già a me andava a 120 fps di norma e diciamo non mi serviva. L'ho provato e vi metto un attimo queste immagini. A 1300 fps. Comunque l'ho bloccata a 60. Se vedete qualche calo di frame è Minecraft e non è il PC per il semplice fatto che lo so. Che oltre che a parte Minecraft parte da 1300 fps, come ho detto, se non lo blocca a 60. Ma poi ho registrato Battlefield, che metto il link in descrizione, Battlefield 3 ad ultra, a 60 fps fissi, bloccati da me, perché di norma mi gira sui 121-130 fps al secondo. Quindi diciamo che non è PC ma è Minecraft, che poi quando carica le parti del mondo va un po' a puttane. Detto ciò, prendiamoci la legna che è fondamentale. Iniziamo subito con la legna, voglio passare la prima notte, quindi oltre la legna dovrei prendere anche le pecore, perché è fondamentale. Riuscire a farsi il letto perché almeno posso dormire. Ok, nel frattempo mi sono fatto il banco da lavoro e vabbè, assi di legno, cazzate varie, più praticamente bastoni, ascia per la legna, il piccone e la spada per andare a prendere la carne e la lana. Poi mi sono trovato la carne di pecora cruda già così perché un lupetto ha ucciso così una povera pecora. Detto ciò, andiamo a prenderci un po' di lana perché non l'ho trovata ancora. Speriamo di trovare delle pecore. Ok. Ho trovato le pecore, mi sono preso 4 pezzi di lana e 7 pezzi di carne cruda, ne avevo già 2 se non sbaglio, quindi 5. Poi non è detto che erano 2, comunque detto ciò io voglio andare a farmi un rifugio, cerchiamo di farci un rifugio decente. Prendo altra legna perché voglio a sto punto costruirmi una casa, invece di fare il rifugio come nel vecchio episodio, che praticamente era tipo un rifugio su una grotta che poi non ho più trovato, facciamoci una casa, anche se... Adesso mi servirebbe un casino un po' di carbone. Dovrei andare a cercare il carbone perché voglio farmi un punto di riferimento, ovvero mettere delle torce davanti alla porta di casa in modo che anche da lontano riesco a vederla. Intanto pecora, già che ci stai, ti uccido con la carne di pecora. Ho deciso, mi faccio la casa qua perché ci stanno un po' dei maiali e questo fiore un sacco bello. Poi c'è pure un fungo. Poi durante gli episodi bonificherò tutta questa zona. Iniziamo subito a posizionare gli assi di legno random, ok, facciamo piccola perché è un rifugio. Comunque, fondamentale che io riesca a trovare un po' di carbone, infatti faccio un attimo le basi della casa, poi la vado un attimo a cercare perché poi diventa veramente impossibile ritrovarla. Facciamola piccola perché tanto è un rifugio un attimo, sti cazzi. Poi qua possono anche scavalcare Fiodena e faccio minchiate. Maiale, per favore, ti puoi togliere. Oh, dai, ti uccido. Ma che cazzo fai? Mi attacchi? Ma sei impazzito? Ma attacca il maiale, ma vi rendete conto? Ma attacca il maiale. Cioè, i maiacarti che mi attaccano, ma dove si è vista mai sta cosa? Comunque qua devo fare un fottuto altro. Eccola. Che cazzo vuoi? Ma comprate una casa, barbone di merda. Comunque. Oh, madonna. Oh, madonna, con mouse e tastiera, non solo negli F. Ciao. Buon uomo, stia calmo buon uomo. Ok, questa è la porta. Mettiamo la crafting table giù, così almeno ho già un punto di riferimento per costruire le cose. Crafting table, ci facciamo subito la porta, che se non sbaglio è così la porta. Infatti me ne ha date tre, vabbè, una porta. Poi che ci dobbiamo fare? Che ci dobbiamo fare? Il letto, cazzo, il letto è fondamentale. Il letto dovrebbe essere tipo, vabbè, ormai l'ho fatto così, vabbè. Spostiamo qua e altri assi di legno qua sotto. Dovrebbe essere letto. Cazzo, sto sentendo tipo zombie. Merda. Qua chiudiamo. Aspettate un attimo. Ti metto a letto. Come il letto non si mette? Ok, letto ora. Il maiale nel letto, così. Ok, qua chiudiamo. Anzi, non chiudiamo, facciamo la porta. Certo, poi.
è un po' strana come porta, perché apri, c'è sta, vabbè, il gradino, non sono un architetto, non sono un geometra, quindi faccio cagare. Però avevo costruito belle cose su Xbox One. E a sto punto sto maiale o me lo tengo per compagnia oppure lo uccido. Vabbè, dormiamo nel frattempo. Dormiamo, così diventa giorno. Aspetta un attimo che i fioden qua intorno se ne vanno, se ne vadano. Dove cazzo stanno? Ecco qua, uccidiamo un fiodena così. E la madonna, ha preso fuoco il fiodena. Perfetto. Andiamo a prendere della fottuta pietra. Ma se io scavo per terra, qua è tutta pietra. Allora, mi devo ricordare, vado sempre dritto. Cerco di non girare mai qua. Cazzo, no, niente, un buco random. Cerco di non girare mai. Cerchiamo di non girare. Maiali, maiali a volontà. Sempre sta pietra muschiosa. E non c'è la pietra che cerco io, cazzo. E niente, raga, sto più un po' di legna perché devo rifare tutto da capo. Ho perso la casa, cioè non la trovo più. Fai la casa sotto un mucchio di alberi. Bravo, Diego, fai la casa sotto al boschetto. Tutto uguale, la stai per ritrovare. Sì, 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 grande, Diego, sempre così. Stavolta non mi fotte nessuno e me la faccio qua, riva spiaggia, vaffanculo. Quanta legna c'ho. La famo tutta. E non so come si fa a andare veloce, ma non mi interessa. Porca puttana, sono un gran coglione. Levamo questa roba qua, le porte. Porca puttana, e rifacciamo tutto da capo. Stavolta me la faccio qua, così. Non me ne frega un cazzo. Anzi, faccio anche la crafting table subito. Una. Non me ne serve più di una. Impresa, banco da lavoro. Ma ogni volta che faccio mi dà l'impresa, non è possibile. Che la butto qua random, perché mi faccio una fottuta pala. Così proprio che levo tutta sta merda, bonifico qua. E bonifichiamo qua, così prendo anche un po' di sabbia per i vetri. Che è fondamentale anche il vetro, cioè tu fai una casa senza vetri è un po' difficile poi riuscire a viverci. No, non è vero, perché su Minecraft non c'è sto problema. Non c'è la puzza, quindi non è che devi aprire per forza casa. Ok, tutto quello che ho fatto prima è andato a puttane. Giustamente, Diego, giustamente è andato tutto a puttane. Ok, ho un po' bonificato, facciamocela piccola, perché come quella di prima, tanto alla fine si gran cazzi, non è che... Deve essere chissà che, è giusto un rifugio per la notte. Per le prime notti. Che ha bonificato qua, facciamola magari un po' più grande. No, va bene così, sti cazzi. Il problema è che da qua, questo è un problema, può entrare la gente malvagia, no? Può entrare la gente malvagia, quindi ne facciamo così. Vaffanculo, Diego. Facciamo vaffanculo, Diego. Sapete qual è il problema adesso, ragazzi? Cioè, nel frattempo ho fatto la base, lo scheletro della casa, ma il problema è che mi manca un pezzo di lana. Devo andare a piana la pecora. Ok, vado a piana sta cazzo di pecora e vaffanculo. Questa cosa l'ho detto prima. Merda, magna, puliamo, magna. Aspettate un attimo, sti cazzi della pecora, retrofront, che noi andiamo a piare. Sti cazzi della pecora, stavolta noi ci abbiamo... Tanto qua c'è l'acqua, problema. Cazzo, mi serve pietra a me. Merda. Secondo me la pietra la trovo tipo qua. Scavo qua. Porca guarda che bucio del culo. Volevo scavare, invece c'è proprio. Ma c'è la caverna. Sì, cazzo. Un po' di culo. Ho fatto la casa nel posto giusto. Qua trovo anche il carbone. Dai, cazzo, trovo anche il carbone. Vaffanculo, Diego, un po' di fortuna. Cioè, l'episodio dell'altra volta mi è andato a puttane perché mi si è corrotto il mondo. Adesso ho perso casa subito, cioè avevo costruito casa e tutto. Il problema è che adesso non c'ho il letto. Ma sti cazzi del letto. Adesso andiamo subito a cucinare la roba, che c'ho fame. Che sto morendo di fame, cazzo. Ma pure nella realtà, infatti tra un po' vado a mangiare, mi sa. Comunque, facciamoci la cazzo di... Dovrebbe essere così la fornace, se non sbaglio, se mi ricordo bene. Infatti mi ricordo bene. Facciamoci la fornace. Sfruttiamo la legna e ci mettiamo a cucinare subito la carne dei pecori. La pecori, che a me nella realtà manco piace, però su Minecraft mi piace per forza. Quindi è l'unica carne che c'ho, a parte quella dello zombie snipe. Ma dove cazzo ce l'ho la cosa? Ok, perfetto. Andiamo a cercare un po' di carbone. A sto punto mi viene da pensare che il carbone, eccolo qua. Dai, cazzo. Sento versi un po' malvagi, non troppo amichevoli. Ok, perfetto, prendiamoci. No, di la spada. Non ci credo. Mannaggia il mouse di merda.
Non ci credo! Ma una giacca di mouse di merda! Che mi si è impicciato un filo con la tastiera! Non ci posso credere, raga! E con questo vi aspetto al prossimo mondo! Mi raccomando, un like di supporto. Elimina mondo, sì! Elimina mondo! Affanculo, affanculo! Tutto ciò, ci vediamo con il prossimo video! Bella!